Buonasera, io credo che possiamo dare inizio a questo convegno dibattito. Prima di presentarmi gli ospiti, io voglio leggere due saluti particolarmente graditi che ci sono giunti, che sarebbero dovute essere con noi questa sera, ma per ragioni diverse non ci sono. Un ringraziamento e un saluto a voi tutti per la presenza. In particolare vorrei ringraziare le autorità presenti, ad iniziare dal sindaco Salvatore Micali, all'assessore provinciale alla cultura Giovanni Lentini, ai consiglieri provinciali Le Rose, agli assessori e consiglieri comunali qui presenti. Un grazie particolare vorrei esprimerlo all'assessore Antonio Lorenzano, che in questi giorni ci è stato di grande aiuto nella preparazione del convegno e in particolare della mostra fotografica e documentaria. Di lui abbiamo apprezzato la concretezza e la capacità decisionale. Insieme a lui i dipendenti comunali, Rosario Barone, Zannino, Manfreda, l'ex dipendente sempre utile e disponibile Gino Mancuso. Oggi qui a Cutro la presenza di Alfio Bernabei, scrittore e giornalista. Chi meglio di lui può illustrarci la figura di Francesco Galasso? Francesco Galasso è una figura come modello di vita, si può dire, perché rappresenta il tipo di intellettuale che anche in tempi molto difficili non cede alla cultura dominante dell'epoca e si attiva per dare ispirazione ad altre persone, ad altra gente. Lo troviamo attivissimo negli anni 20 nel Regno Unito, dove dà vita al primo giornale antifascista in Europa, che nasce nel 1922, e lo continuerà la sua attività durante il trentennio, quando ospita dalla Spagna gli italiani che erano andati a combattere nella guerra civile spagnola. Continua ad attivarsi in varie pubblicazioni, è in contatto con il Partito Laburista nel Regno Unito e continuerà la sua attività durante tutto il primo periodo della guerra, dal 1940 al 1943. Lo vediamo sempre coinvolto in attività che hanno a che fare con i diritti umani essenzialmente. È un grande modello di attività sul piano dei diritti umani e questa è l'importanza sua, questa è l'ispirazione che ci viene da Galasso. Diventa antifascista immediatamente, nel 1921 lo vediamo già attivo, è uno di quei personaggi che intuiscono in anticipo il pericolo che rappresenta il fascismo e lo denuncia immediatamente in maniera intellettualmente molto concisa, molto diretta, con un gruppo di altri italiani che gli stavano intorno, soprattutto nel quartiere di Soho, il quartiere centrale di Londra, e lo troviamo continuamente attivo durante il trentennio, non cede mai, è un intellettuale oltre che medico, scriveva benissimo, aveva un linguaggio forbito, una conoscenza storica molto profonda ed intuiva in anticipo quello che sarebbe avvenuto. Lei ha collaborato molto per la riscoperta di questo personaggio a Cutro, oggi si era fatta anche un convegno e in questo momento stiamo assistendo a una mostra di documenti storici riguardanti Francesco Galasso. Cutro oggi si arricchisce di questa nuova persona? Assolutamente, è doppiamente importante perché, diciamolo chiaramente, quando si parla di resistenza, di fuoriuscitismo, di antifascismo, i primi nomi che vengono alla mente sono nomi che vengono dal centro, dal nord Italia, abbiamo i Pertini, abbiamo i Nenni, abbiamo i fuoriusciti del nord. Raramente si pensa a personaggi come Galasso, originari di Cutro, della Calabria, e che hanno intuito immediatamente il pericolo e che si adoperano per renderlo pubblico questo pericolo, sia per gli italiani sia per gli inglesi, perché lui era attivo anche nell'ambito dell'antifascismo britannico. Quindi è molto importante avere dei personaggi che danno ispirazione e che ci portano con la visuale un po' più a sud, diciamo. Non c'erano solo quelli del centro, quelli del nord, c'erano questi personaggi che venivano dal sud e che si attivavano al massimo per dare impeto a questo processo di antifascismo all'estero.
Lei ha scritto anche un libro per ricordare Francesco Galasso, ce ne vuole parlare? E per ricordare Francesco Galasso ed altri che erano intorno a lui. Il libro è nato con una lunga ricerca di 3 anni, intorno al 1985 in effetti. È nato anche per via del fatto che la televisione britannica mi aveva chiesto di fare un documentario sulla storia degli italiani, degli esiliati italiani nel Regno Unito. Quindi c'è stato un lungo periodo di ricerca e mi sono imbattuto su Galasso per caso. Non ne ero affatto a conoscenza, è un personaggio che ho scoperto e che mi ha immediatamente affascinato proprio per la sua determinazione e il suo grado di attivismo senza sosta. In compagnia del senatore Maurizio Mesoraca, oggi Cutro riscopre una nuova figura, quella di Francesco Galasso, fino a qualche giorno fa sconosciuta ai cutresi. Questo anche grazie all'Università Mediterranea e alle sue ricerche. Sì, ovviamente questo è uno degli scopi dell'Università Popolare Mediterranea, quello di valorizzare il nostro patrimonio storico, artistico, archeologico e poi valorizzare le figure che hanno dato lustro al comprensorio, alla Calabria. Credo che se noi non approfondiamo il nostro passato non creeremo mai il nostro futuro. C'è una delle questioni, fra altre cose, in Calabria, nel Crotonese abbiamo 2 grandi risorse, la natura e questo grande patrimonio archeologico e storico che abbiamo, per cui noi dobbiamo puntare su queste cose per creare anche economia, perché non è vero, è vero che con la cultura non si mangia, ma attraverso la cultura si può creare economia e si può mangiare. In compagnia del sindaco del comune di Cutro, Salvatore Migale. Sindaco, oggi Cutro, con l'intitolazione di questa via al dottor Francesco Galasso, si riappropria di una figura storica che ha fatto la storia nel mondo. Ma in effetti la nostra è una politica di valorizzazione dei personaggi della nostra storia, quindi chiaramente questo assume una caratteristica ancora più importante, perché è un cittadino illustre, Francesco Galasso, che si è battuto per la libertà, quindi un combattente per la libertà, ed era doveroso per noi, diciamo, ricordarlo ai nostri cittadini, ma anche agli studenti, agli insegnanti. Stamattina c'è stata una bellissima partecipazione e abbiamo intitolato questa via a Francesco Galasso per rimanere, diciamo, nella storia del nostro paese, che sicuramente si arricchisce di un ulteriore personaggio. Noi tra l'altro stiamo portando avanti una programmazione di valorizzazione anche della storia, ma anche a livello strutturale. Recuperare questi valori quanto può essere importante? È importante, è molto importante, perché l'attrazione, oltre al prestigio e all'orgoglio cittadino, ma l'attrazione verso una città è la ricostruzione della propria identità storico-culturale. Noi l'abbiamo sperimentata questa cosa, Cutro ha fatto tanti progressi negli ultimi anni grazie alla valorizzazione della nostra storia. Abbiamo valorizzato il ministro Diego Tajani, ministro di Grazia e Giustizia, ma tanti altri personaggi, e vogliamo continuare a farlo. E siamo anche fieri di questa nostra comunità, questo Francesco Galasso, esule a Londra, nato nel 1878 a Cutro e morto a Londra nel 1955, e i suoi familiari sono stati avvisati proprio da Londra nel 1955 che era scomparso questo illustre intellettuale combattente antifascista, il quale dirigeva anche un giornale in Inghilterra a Londra, il Commento, e noi anche questa mostra che viene presentata qui a Cutro oggi e che da domani fino al 18 rimarrà aperta, invitiamo pertanto tutti i cittadini, ma anche nella provincia di Crotone, chi vuole venire, perché è una mostra molto interessante, veramente un'iniziativa di grande livello culturale e storico. Presente al convegno dedicato alla memoria di Francesco Galasso, che ha per titolo Un cutrese antifascista a Londra, combattente per la libertà, anche l'assessore alla cultura della provincia di Crotone, Lentini. Assessore, quando si parla di cultura si parla sempre in bene. Voglio dire,
ciò che caratterizza l'uomo rispetto a tutto il creato, io credo che sia il fatto culturale, sia la cultura nelle sue molteplici e poliedriche diversità a differenziare l'uomo rispetto a tutto il resto che ci circonda, voglio dire. Questo è un fatto importante, la cultura rappresenta il cuore pulsante di ogni attività dell'uomo. Sotto questo punto di vista io sono contento quando anche in realtà importante come Cutro si parla di cultura. Oggi Francesco Galasso è ricordato soprattutto grazie all'intenso lavoro che ha svolto Gino Camposano. Noi cutresi non sapevamo nulla di questa persona. Si riesce a scoprire la storia di un paese anche grazie a queste persone che mettono molto impegno a queste ricerche. Allora, senza voler scomodare nessuno, durante il mio intervento ho detto che la prima volta che mi è stato proposto da Gino Camposano che sarei stato fra i relatori di questo convegno, mi è sovvenuto subito a mente, ma Galasso, ma chi è costui? Insomma, voglio dire. Quindi grazie all'impegno di uomini e donne, come per esempio come Gino Camposano, che noi possiamo riscoprire la nostra storia, perché riscoprendo la nostra storia, riscopriamo la nostra identità e possiamo ricostruire la nostra anima, possiamo ricostruire la nostra identità. Questo è un territorio, tenga presente, che dopo l'epopea dell'industria, che è coinvolto non solo la città di Crotone, ma tutta la provincia, ha bisogno di ricondurre le fila, quindi ha bisogno di capire chi siamo, dobbiamo capire chi siamo e dove, soprattutto dove vogliamo andare. Ecco, per fare questo abbiamo però bisogno di capire da dove partiamo. E passiamo alla consegna del quadro del puttino ad Alfio, con il ricordo di questa bella giornata. Voglio aggiungere un'ultima parola ed è questa, è che quando nel 1986, 25 anni fa, ho incontrato per la prima volta il nome di Francesco Galasso negli archivi britannici, poi a Roma, negli archivi dell'Eur a Roma, ed ho capito di che personaggio si trattava, ho pensato, chissà se un giorno qualcuno riceverà questo messaggio. E praticamente ho messo un messaggio in una bottiglia 25 anni fa e questo messaggio è stato raccolto da Luigi, detto Gino, che sta imparando nell'agosto scorso. Improvvisamente, dopo 25 anni di silenzio, ricevo una mail e mi dice: vorremmo fare un evento concernente Francesco Galasso a Cutro, e mi sono detto: ah, il messaggio è arrivato a destinazione.